Final Fantasy XV è un titolo ormai iscritto a fuoco negli annali videoludici per la sua genesi bizzarra ed evoluzione contorta, in un processo di trasformazione lungo 10 anni che terminerà con l'arrivo nei negozi questo 29 novembre. La nostra lunga prova in anteprima ci ha visto esplorare le lande del gioco nei primi 3 capitoli, permettendoci dunque di conoscere personaggi, luoghi e primi eventi della trama. Il protagonista Noctis parte in viaggio per sposare la bella Luna Freya, e si lancia sulle strade accompagnato dal suono di Stand By Me, ideale colonna sonora per un viaggio di ragazzi in un percorso di crescita e presa coscienza, attraverso pericoli e scoperte. E noi scopriamo subito quanto la bellezza del mondo e la regalità della nostra condizione di principi si trovino a cozzare prepotentemente con gli eventi di gioco, presentandoci le classiche problematiche di grado crescente su cui imbastire una sequenza degli eventi. È un guasto alla regalia, alla vettura, a presentarci il primo punto di riferimento sulla mappa, la stazione di servizio di Hammerhead, in cui incontriamo Sid e Cindy, padre e figlia, amici della famiglia reale, che ci introducono alle meccaniche di base delle interazioni e invitano a compiere le primissime quest di eliminazione dei nemici, senza incorrere in lunghi tutorial che bloccano il giocatore se questo non è in grado di eseguire tutti i comandi alla perfezione. Impariamo dunque che i bar e i ristoranti sono indispensabili per ottenere informazioni in merito ai tesori e risorse da raccogliere sulla mappa, oltre ad essere delle vere e proprie bacheche per missioni di caccia, da prendere in carico per un massimo di una location. Fin da subito è chiaro come il vasto mondo di gioco dovrà essere attraversato con la nostra fida auto, per non perdere troppo tempo in lunghe camminate e corse che possono rendere tedioso l'incedere, anche perché, oltre qualche incontro casuale, c'è ben poco da fare, quantomeno in questi primi capitoli. I più coraggiosi possono anche affrontare la notte per provare a scoprire quali pericoli si celino nel buio, rischiando di trovarsi faccia a faccia con titani di livello 30 quando il proprio potenziale ancora non è misurabile in doppia cifra. Non si percepiscono però l'ansia e il terrore della sconfitta in queste situazioni, per via del supporto del party e delle meccaniche di healing molto concessive, che consentono ampi margini di recupero quando nascondendosi, quando arrampicandosi con la propria spada in posti irraggiungibili dai nemici. Ci si può dunque provare a focalizzare su un sistema di combattimento che prova a fondere action e dinamiche classiche di Final Fantasy, concentrandosi sullo sfruttamento del Warp Strike, che caratterizza i movimenti di Noctis. La mobilità del nostro eroe consente infatti di coprire scontri con numerosi nemici passando da uno all'altro semplicemente loccandoli e lanciandovisi con velocità da teletrasporto, eseguendo un attacco la cui potenza aumenta con la distanza da cui viene lanciato. Come nella Platinum Demo, si attacca alternando le armi a disposizione, più o meno efficaci a seconda del nemico e della velocità o potenza, concatenando combo con una certa fluidità. Spada per tenere sotto attacco il nemico, lancia per mantenere la distanza e provare ad interrompere gli attacchi, spadone al momento di infliggere i colpi di grazia. E le magie rappresentano le nostre armi da lancio, equipaggiabili come altre del nostro set, ma solo dopo averle sintetizzate fondendo i vari elementi trovati sulla mappa di gioco. Scoprire le debolezze elementali, riuscire ad assestare colpi potenti che mandano in crisi o distruggono parti del corpo, colpire le spalle per attivare sequenze di attacchi incrociati che coinvolgono diversi membri del party. Queste sono solo alcune delle possibilità che si sperimentano in fase d'attacco, offrendo una buona prospettiva sulla varietà dei nostri approcci che trovano massima espressione negli attacchi speciali dei singoli personaggi, capaci di tirare fuori d'impiccio il party, grazie ad esempio, attacchi ad ampia area o permettendo a Noctis di muoversi rapidamente nell'infliggere danni critici. In fase difensiva le cose vanno un po' peggio, soprattutto nei momenti in cui i nemici sono numerosi ed è difficile tenere tutto sotto controllo. Gli int a schermo provano ad aiutarci avvisando di attacchi imminenti, da interrompere con quadrato, ma il momento esatto in cui eseguire la parata dipende dall'animazione del nemico e dalla sua posizione, quindi spesso ci si limita a schivare. Con nemici meno numerosi o di più facile lettura nei movimenti, come i boss, ci si esibisce invece in spettacolari sequenze di parate e contromosse fondamentali per uscirne al meglio. Non è tutto così fluido e perfetto come ci si può aspettare, ma l'idea è che un po' di allenamento e di reset mentale da quelli che sono i normali giochi d'azione possa portare in breve a grandi miglioramenti. Final Fantasy XV è fedele alla sua natura per quel che concerne la sopraffazione del nemico per via di tattiche nel complesso migliori e non necessariamente perché si rendano nulli i suoi attacchi. È palese che il bilanciamento degli scontri sia stato misurato tenendo presente che avremo colpiti spesso, e come se avremo colpiti, e che quindi la vittoria dipenda principalmente da una migliore preparazione, che consente di assorbire danni senza troppo timore e rispondere con efficacia maggiore. Esplorazione e preparazione vanno di pari passo, in quanto è possibile concretizzare i progressi dei nostri personaggi solo nel momento in cui si trova un luogo dove campeggiare, che da quell'istante diventa un riferimento per il viaggio rapido, e quindi salire di livello, per poi lasciare ad Ignis il compito di cucinare e fornirci i boost necessari al proseguo della sessione. Innegabile che quando l'impianto riesce a esprimersi a dovere, l'esperienza di gioco sia davvero tra le più entusiasmanti di questa generazione.
La scala a cui mira Square Enix è epica, ponendoci dinanzi a meraviglie naturali e farà gli scherzi della natura con la semplicità con cui generalmente si entra in un boschetto in un JRPG classico. La colonna sonora non perde occasione di enfatizzare i momenti topici, spesso creando pathos prima ancora che le immagini restituiscano al giocatore la reale situazione in cui si troverà da lì a poco. Le attività collaterali non mancano, come giusto che sia, per un titolo della serie, e in questa occasione possiamo dedicarci alla pesca, così come personalizzare il vestiario dei protagonisti o l'estetica della vettura, giocare a minigiochi e fare gare di ciocubo. La sostanza non dovrebbe mancare, soddisfacendo quindi chi è alla ricerca di un prodotto corposo che intrattenga per un numero sufficiente di ore. La sessione ha alternato leggerezza e tensione, presentandoci boss terrificanti per aspetto e sorprendenti per dinamiche, dandoci parecchi indizi su come si svolgerà buona parte dell'avventura. Noctis, per sua discendenza, è una sorta di prescelto, e il percorso per renderlo degno del suo fregio passa attraverso l'ottenimento di poteri immensi e la sfida a rivali misteriosi, che si mostrano in maniera subdola molto presto. La voglia di scoprire di più è molta, ma più che la storia è rivolta alla capacità della struttura di gioco di funzionare a dovere, offrendo un sistema di combattimento che dia sempre la sensazione di essere al comando, e attualmente qualche riserva in merito c'è, è una progressione che non risulti troppo forzata, con digressioni che limitano l'effetto di scollamento dalla trama, incentrata su un vasto conflitto militare che in alcuni momenti pare esistere in una realtà circoscritta, piuttosto che minacciare il mondo intero. La ricerca del realismo porta a scontrarsi ovviamente con piccole incoerenze come queste, che all'atto di immergersi nell'esperienza, con la consapevolezza di trovarsi davanti a un videogioco, dovrebbero affievolirsi. La strada per il 29 novembre è tracciata. Final Fantasy XV pare abbastanza solido e completo, a parte qualche incertezza di cui gli sviluppatori sono ben al corrente e su cui stanno lavorando alacremente. Premesse buone, speranze di pari livello, pur avendo la certezza che si tratterà di uno dei Final Fantasy più controversi di sempre, ben oltre quanto visto per il 13, per via di una natura davvero unica, con cui bisognerà scendere a compromessi prestissimo, per non rimanere scottati da mal riposte attese.